Ancora non ci credo che sono qui con la piccola Lalita Gupta. E invece è vero. Piccola Lalita, piccola Lalita. È divertente da dire. Piccola Lalita, piccola Lalita, piccola Lalita. Dovresti provare. Oh, non importa. Tu hai perso un sacco di grasso. Non deve essere stato facile per te considerando quanto grasso avevi. Te lo ricordi? Sì, io ricordo. Lo sapevo, chi può dimenticarsi così tanto grasso? Così è molto difficile. Studi da dentista allora? Lo sapevi che fra i dentisti c'è una percentuale di suicidi molto alta? No. Beh, non quanto i controllori del traffico aereo, ma essendoci più dentisti che controllori, in termini numerici vincete voi. Che bello. Ce l'hai un cocktail contro l'antipatia? I drink non fanno miracoli. Tutto sommato è fortunato. L'ultima ragazza che mi ha presentato mia madre non l'ho vista da quanti peli aveva. Scusate il ritardo. È successo? Ah, niente, solo che non volevo venire. Ah, vorrei un Virgin Cuba Libre Light, per favore. Va bene. In un bicchiere alto con affettato del lime soda. Ah, ti accorgerai come so affettato. Allora, come sta andando, Raj? Oh, santo cielo! Che c'è? È la principessa Panciali. A me pare che si chiami Lalita. No, no, è la principessa Panciali, ti dico, dalla scimmia la principessa. Ah, sì, c'era tanta di quella gente su quel letto che non l'avrei mai riconosciuta. È una favola per bambini. Raccontala a qualcun altro. Quando ero piccolo e mi ammalavo e la cosa non succedeva di rado, mia madre amava leggermela. Parla di una bellissima principessa indiana che ha come amica una scimmia che tutte le altre scimmie prendono in giro perché è diversa. Per qualche strano motivo sentivo di somigliarla. Io lo so il perché. Lo sappiamo tutti il perché. Sheldon, dove vai a parare? Il fatto è che quella donna è la riproduzione esatta della principessa Panciali del mio libro. Quando mai ti capita di vedere un personaggio di fantasia prediletto prendere vita? Ogni anno alla fiera del fumetto. E puoi anche ingaggiare Biancaneve perché ti faccia uno spettacolo a casa. Ovviamente è meno sospetto se hai dei figli. Ciao ragazzi, lei è Lalita Gupta. Lalita, loro sono Leonard, ciao. Sheldon, ciao. Howard e Penny. E sapete, lei non è più grassa, è acciuga ora. Mi perdoni, Altezza Reale, poiché sono soltanto una misera scimmia, arrampicarmi è nella mia natura. Non intendevo fissarla mentre si pettinava i fluenti capelli. Come hai detto? Sei l'incarnazione vivente della bellissima principessa Panciali. Oh, ma guarda un po'. Scusa, e chi è? Il delizioso personaggio da una fiaba popolare indiana. Oh! Noi indiani o indiani di toro seduto? Voi indiani? Oh! La somiglianza è davvero impressionante. Sento quasi il profumo dei fiori di loto intrecciati nella tua chioma d'ebano. Beh, grazie. Immagino che anche tu profumi di buono. Mi faccio la doccia due volte al giorno e mi lavo le mani ogni volta che posso. Ma non mi dire, lo faccio anch'io. Già, ma tu sei dentista, lui è matto. Non essere scortese, Raji. Allora, Sheldon, parlami di questa principessa alla quale somiglio. Si diceva che gli dei avessero forgiato i suoi occhi dalle stelle e che le rose si vergognassero a sbocciare in presenza delle sue labbra di rubino. Oh, davvero? Alla larga, Sheldon. Cosa? Se non smetti di provarci con la mia promessa, assaggerai l'entità della mia collera. Ma io non ci sto provando. E io non sono tua promessa. E tu la collera non sai che cos'è. Tu sei la mia promessa. Lo dicono i nostri genitori. Siamo a tutti gli effetti al 100% una coppia. Mettiamo subito cose in chiaro. L'unico motivo per cui sono qui è per accontentare i miei e non ho bisogno di tutte queste inutili chiacchiere con te. Ecco, con questo spirito la principessa Panciali condusse le scimmie alla libertà. Oh, al diavolo la principessa Panciali! Ehi, non puoi parlarmi così! Ma tu non sei la principessa Panciali! Per fortuna, se no saresti già decapitato. Sheldon, tu hai fame? Potrei mangiare. Allora andiamo. Dove va mia Lalita? Non chiedermelo, sono basito.